là? Ma poi si è attaccata più fuori. Cioè praticamente sono arrivati. Aspetta il nido, lo faccio anche. Però aspetta, solo questa parte ecco del nido, non è. Perché da qui si può entrare? No, non si può entrare, ma è una cavata. No, dicevo. Dei seri rischi anche personali, perché ci vuole niente a... compensato. È una struttura con materiale isolante. Secondo me no. Ok, grazie. No, ti sono... Ah, il riflesso. Cavolo, scusami. No, ma tranquillo. Notti. No, non lo sa, Presidente. No, avete È successo intorno alle 10, nel senso che gli allarmi sono partiti intorno alle 10 di sera. Una collega che si chiama Patrizia Costa, che abita qua accanto e che è la coordinatrice gestionale, è stata immediatamente allertata dalla sicurezza della Corpo Service. Gestionale, che è Patrizia Costa, è stata allertata dagli allarmi del servizio e dalla Coop Service che viene a fare la visita di sicurezza, quella che si fa insomma normalmente tutte le sere. Quindi è stata allertata, la Patrizia è arrivata nel servizio, l'incendio era già in atto e l'agente della Coop Service aveva già chiamato i vigili del fuoco, che a loro volta avevano chiamato la polizia e la scientifica proprio in funzione del fatto che sapevano che era un atto vandalico, insomma un dolo, e quindi si trattava di fare anche gli atti dovuti. Insomma. Dov'è? Presidente? Sì, un bruttissimo episodio, è uno sfregio non solo ai bambini e alle famiglie, ma a tutta la città, è un atto privo di senso. È importante che si sia riusciti a rimediare immediatamente, domani il servizio verrà riaperto, poi incontreremo anche i genitori per dare alcune informazioni sulla diversa riorganizzazione del servizio.